Buonasera a tutti voi, un saluto a nome del Conservatorio di Torino, benvenuti al pubblico numerosissimo, è davvero, continua a essere un piacere, una gioia incredibile riavere tanta gente ai nostri concerti. L'esperienza che abbiamo passato tutti quanti ha un po' minato proprio quello che noi facciamo, questi giovani meravigliosi fanno, cioè fare musica insieme. E soprattutto è bello avere una sala piena di un pubblico così partecipe, così fremente di entrare nel nostro conservatorio, lo abbiamo visto in questi giorni tra le email e le telefonate, pur di essere presente a questo concerto, per cui grazie davvero a tutti quanti voi. Il conservatorio rinnova la sua vicinanza agli alpini, come hanno testimoniato gli appuntamenti organizzati negli ultimi anni sempre con grande partecipazione e grande successo, e non poteva non farlo quest'anno quando si celebrano due date molto importanti, i 150 anni delle truppe alpine e il 70° anniversario della Brigata Taurinense. Fin da quando diversi mesi fa i miei colleghi, professoressa Valeria De Bernardi e Carlo Bertolla, responsabile del ciclo delle serate, che ringrazio per questo altro tassello del loro lavoro, da quando mesi fa abbiamo iniziato a programmare questa serata, c'è stata una partecipazione vibrante dei nostri musicisti per poter arrivare a questo appuntamento. C'è in fondo un filo assolutamente non sottile che unisce il mondo degli alpini e la musica. Le musiche, i canti, le musiche degli alpini sono parte, diciamo, dell'eredità culturale del nostro paese, sono parte della memoria collettiva. E le musiche degli alpini ci toccano da vicino, raccontano un po' tutti noi, sono musiche che spesso non sono nate perché scritte dagli alpini, ma sono antiche melodie popolari a cui gli alpini hanno adattato dei testi che raccontano le loro vicende, le loro vicissitudini, per cui è una parte di storia che viene tramandata oralmente e raccontata attraverso i suoni e attraverso la musica. E sono canti che esprimono sentimenti più diversi, ci sono canti di gioia, canti di guerra, canti di dolore, canti di amore. Per cui è un immenso patrimonio immateriale che viene tramandato, quello della musica degli alpini, ed è giusto che in una serata come questa trovi collocazione in un conservatorio di musica, che è il tempio della conservazione e della valorizzazione della musica. Tra i protagonisti di questo concerto, anzi i protagonisti di questo concerto, sono questo ensemble stupendo dei nostri studenti del corso di sassofono, che ringrazio e saluto per essere qua. Saranno diretti dal nostro docente, professor Pietro Marchetti, alpino caporal maggiore Pietro Marchetti, che quindi condurrà il nostro piccolo esercito di musicisti. Però a proposito di esercito, invito a raggiungermi vicino al palco il generale Piasente, che è il comandante della Brigata Taurinense. Generale, grazie per essere qua vicino ai nostri musicisti e vicino alla musica. Direttore, grazie per questa splendida serata che avete organizzato in onore degli alpini della Taurinense. Quest'anno, come molti sanno, è un anno speciale per noi perché festeggiamo i 150 anni della Costituzione del Corpo e contestualmente festeggiamo il 70° della ricostituzione della Brigata Taurinense a Torino. Per questo motivo abbiamo deciso di condividere con tutti i cittadini torinesi la nostra storia, i nostri valori e il nostro impegno. Per questo desidero fare un piccolo omaggio al direttore del Conservatorio per la vicinanza e l'amicizia che lega il Conservatorio alla Brigata Taurinense ed in particolare alla fanfara della Brigata Taurinense. Un piccolo simbolo di amicizia che però è profondo, ha legami profondi e sono gli stessi legami che legano i cittadini di Torino, i cittadini piemontesi alla Brigata Alpina Taurinense e agli alpini. Grazie.
Grazie, grazie molte. Come sapete abbiamo un ospite di eccezione, una guida di eccezione che ci aiuta un po' a dare un senso ed inquadrare appunto storicamente questa celebrazione così importante. Chiamo qui vicino al palco il professor Gianni Oliva, notissimo e amatissimo a Torino, uomo delle istituzioni. Gianni Oliva è storico, già docente di storia delle istituzioni militari e poi di storia dell'Italia Unita all'Università di Torino. Benvenuto Gianni, grazie per essere qua. Grazie, buonasera a tutti, ma questa è una serata di suoni, non tanto di parole, per cui limitiamoci proprio a due cenni veloci. 70 anni, perché la Brigata Taurinense si è ricostituita nel 1952, terza brigata alpina a essere ricostituita, nel 49 la Iulia, nel 51 la Tridentina e poi nel 53 ricostituiranno anche la Orobica e la Cadore. Perché ricostituzione? Perché anche se nella nostra narrazione nazionale l'impressione è diversa, l'Italia la Seconda Guerra Mondiale l'ha persa. A scuola ci hanno sempre raccontato che la fine della Seconda Guerra Mondiale è il 25 aprile, l'insurrezione partigiana, le sfilate, i cortei nelle città del nord liberate, ed è vero, ma c'è un modo oggettivo di capire se un paese ha vinto o ha perso una guerra. Si guarda la cartina geografica, se dopo la guerra è più grande vuol dire che ha vinto, se è più piccolo vuol dire che ha perso, è banale. Se guardate l'Italia del 1939 e la confrontate con quella che il 10 di febbraio del 47 esce dal Trattato di Pace di Parigi, vedete che tutto il confine nordorientale è fortemente cambiato, perché tutta l'Istria, tutta la Dalmazia settentrionale, gli arcipelaghi dell'Adriatico settentrionale, prima erano Italia, sono diventate Jugoslavia. Anche da noi abbiamo avuto rettifiche di confine, ma più che altro prima della guerra il confine passava sui valichi alpini verso la Francia, poi si è spostato verso l'Italia. Abbiamo perso dei pascoli d'alta montagna. Di là abbiamo perso un territorio dove abitavano oltre 500.000 italiani e corollario drammatico di quel periodo c'è stato l'episodio delle foibe, soprattutto a seguire dell'esodo di Giuliano Dalmata, circa 300.000 persone che sono venute via. Dunque la guerra l'abbiamo persa, ma era ovvio che avessimo perso la guerra. L'abbiamo scatenata accanto alla Germania nazista, l'abbiamo combattuta per 3 anni accanto alla Germania nazista e poi abbiamo fatto un armistizio che non è un atto di pace tra pari, è un armistizio tra qualcuno che sta vincendo e qualcuno che sta perdendo. Tant'è che l'Italia in quei 2 anni successivi non è mai stata considerata dagli americani o dagli inglesi un alleato, è stata considerata un co-belligerante. Le cose sono cambiate nel dopoguerra, sono cambiate con la Costituzione prima di tutto e poi nel 49 con l'ingresso dell'Italia nella NATO. Di lì si è avviato un processo di rifondazione dell'esercito che prima aveva dei vincoli numerici, non doveva superare 165.000 uomini e 65.000 carabinieri. Tutte le fortificazioni permanenti sono state smantellate per una profondità di 20 km sui confini sia nord-orientale che nord-occidentale. Dopo l'ingresso nella NATO è iniziato un percorso di rifondazione, di ricostituzione, che è quella che ha permesso anche la rinascita della Brigata Alpina Taurinense e tutta la sua storia successiva. L'altra considerazione brevissima è che questo non è soltanto il 70° anniversario della Brigata Taurinense, è anche il 150° anniversario della Fondazione degli Alpini, che sono stati fondati nel 1872. E se c'è una cosa che va ricordata e capita è come mai gli alpini, che dal punto di vista numerico non hanno mai rappresentato percentuali alte rispetto all'insieme delle forze armate, perché sono l'unico corpo che ancora oggi a distanza di anni riesce a mettere centinaia di migliaia di persone in piazza nelle sfilate annuali. Guardate, per una ragione legata alle forme di reclutamento. Quando hanno fondato gli alpini nel 1872, e cioè hanno deciso che bisognava creare dei reparti che in alta montagna fermassero un attacco nemico, quantomeno lo rallentassero, hanno avuto il problema di trovare persone che fossero in grado di stare in montagna, perché la montagna non era nel 1872 un luogo di trekking come oggi. Il Monviso è una montagna su cui quanti di noi ci vanno, ci andava anche il sindaco Chiamparino, che non so dove trovasse il tempo per allenarsi. Ma il Monviso è stato scalato per la prima volta nel 1863, 9 anni prima che fondassero gli alpini. Quindi per avere delle truppe che stessero in montagna ci volevano dei montanari.
e quindi bisognava fare un reclutamento territoriale, cioè bisognava mandare a fare l'alpino, il giovane montanaro, nella stessa valle nella quale era nato e cresciuto. Non funzionava così nel nostro esercito, perché l'esercito nell'Ottocento serviva anche per l'ordine pubblico, perché non c'erano carabinieri e guardie regie sufficienti per garantire un paese inquieto come l'Italia, per cui quando si trattava di fermare contadini che occupavano i terreni incolti o manifestazioni di piazza come quelle del 1898 in Piazza del Duomo a Milano, si mandava l'esercito. Non si poteva mandare un coscritto, non poteva mandare un coscritto siciliano a sparare contro i contadini siciliani che avevano occupato le terre, perché erano i loro fratelli, i loro amici. E quindi si era usato un reclutamento nazionale, si mandavano i soldati a fare il servizio militare in regioni diverse. Quando invece si è trattato di creare il Corpo degli Alpini, si è deciso di fare un reclutamento territoriale, perché le montagne avevano bisogno di persone capaci a percorrerle, erano regioni cattoliche, conservatrici, basate sulla piccola proprietà privata, proprietà da fame, ma piccola proprietà, non latifondo e bracciante, e dunque dal punto di vista sociale non avrebbero mai dato problemi. Se ci pensate, i primi problemi le Alpi le hanno date con il Nottavo della Val di Susa 20 anni fa, non ci sono mai state problematiche legate all'ordine pubblico. Ma nel momento in cui il soldato alpino viene reclutato nelle stesse vallate in cui opera, cambia tutto. Intanto cambia il rapporto con la popolazione civile, che non vede un soldato, ma vede un figlio, un nipote. Nella caserma non vede la caserma, vede il luogo dove è stato il nonno, poi il padre, adesso il giovane, domani i nipoti. Cambia il rapporto all'interno delle reparti alpini. Non è che gli alpini siano stati dei soldati più eroici di altri, è che gli alpini all'interno del reparto avevano dei legami che erano preesistenti alla caserma. Non trovava il commilitone, trovava il compaesano, quello che aveva frequentato la stessa scuola, parlava lo stesso dialetto, conosceva lo stesso campanile. Nella ritirata di Russia gli alpini hanno avuto una tragedia come tutti gli altri reparti, però i reparti alpini hanno mantenuto la struttura di reparto, la compattezza pur con tanti vuoti fino a Nikolaevska, perché nel commilitone che cadeva per terra, l'alpino vedeva uno di fronte al cui padre o alla cui madre avrebbe dovuto andare a spiegare perché non aveva aiutato ad alzarsi, e questo ha fatto la compattezza del reparto e poi ne ha fatto l'immagine, perché il soldato alpino ha rappresentato dal punto di vista militare le caratteristiche del montanaro: la resistenza, la pazienza, la perseveranza, la testardaggine, il mantenere le posizioni. L'alpino non è stato collegato all'idea dell'ardimento, dell'assalto, è stato legato all'idea della difesa, ma quelle erano le caratteristiche dei montanari, e questo ha reso gli alpini così spendibili dal punto di vista della comunicazione e anche dal punto di vista del radicamento, perché poi non a caso ancora oggi, in un quadro completamente mutato, in tutti i nostri paesi del nord troviamo le sezioni dell'ANA, e in tutte le occasioni in cui la comunità ha bisogno di una mano, che sia sul piano della protezione civile piuttosto che dell'organizzazione della polentata, della festa per i bambini, gli alpini sono sempre presenti. Ecco perché hanno centinaia di migliaia in piazza ancora oggi, e anche perché in una serata come questa, mettendo insieme gli alpini e la vostra musica, c'è la sala strapiena. Grazie. Grazie. Grazie davvero. Allora, generale, possiamo dare il comando ai nostri musicisti di proseguire, ok? Grazie, buon concerto, buona musica. Grazie, buonasera a tutti e benvenuti al concerto dell'ensemble di sassofoni del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino.
Tutti noi che apparteniamo al Conservatorio, a cominciare naturalmente dal nostro direttore che abbiamo ascoltato poco fa, tutti i docenti e tutti gli studenti, questa sera qui rappresentati dagli allievi della classe di sassofono, siamo davvero molto lieti di poter dare il nostro contributo nell'ambito delle celebrazioni per questi due anniversari così importanti. Da qui anche la scelta di aprire questa serata con l'esecuzione della marcia alpina Trantasold. Trantasold che poi per noi alpini, e questo lo dico davvero con grande orgoglio, poiché nonostante siano passati un po' di anni, non tanti, anch'io ho avuto l'onore di indossare questa divisa e di portare il cappello con la penna nera. Ma dicevo, per noi alpini piemontesi, in modo particolare Trantasold è quasi come un secondo inno, un brano al quale siamo davvero molto legati, affezionati. Ma ora è il momento di proseguire con il nostro programma e lo facciamo rendendo omaggio ad uno dei più grandi musicisti del Novecento. Sto parlando di Leonard Bernstein. Bernstein è stato un grande pianista, un concertista di livello internazionale, uno dei più grandi direttori d'orchestra di tutti i tempi ed un raffinatissimo compositore. Di Leonard Bernstein vi faremo ascoltare tra qualche istante la celebre Ouverture to Candide nell'arrangiamento per 12 sassofoni. E allora ancora auguri agli alpini e a tutti voi, buon ascolto e buon divertimento. Thank you.
Ed ora ci spostiamo in Asia, per la precisione in Giappone, dove il 7 di luglio ogni anno si svolge una festa importantissima, grandissima. Una festa che trae ispirazione da un'antichissima leggenda popolare chiamata Tanabata. Questa leggenda narra la vicenda di due amanti che a causa di un terribile sortilegio sono condannati a vivere separatamente vagando per la Via Lattea. Il compositore giapponese Hitaro Sakai ha saputo descrivere musicalmente questa situazione attraverso il brano che vi faremo ascoltare tra poco. Il titolo è The Seventh Night of July, la settima notte di luglio. Thank you.
Questa sera stiamo celebrando il valore ed il coraggio di uomini che nel corso della storia hanno spesso combattuto e purtroppo tante volte sacrificato la propria vita per difendere i confini della nostra nazione o per renderla libera. Ma in tempo di pace abbiamo avuto la fortuna di conoscere anche altri uomini che attraverso il loro lavoro, le loro opere, la loro arte, hanno saputo portare in alto il nome dell'Italia nel mondo. Uno di questi è stato sicuramente Ennio Morricone. E in una serata come questa, all'interno di un programma come quello che vi stiamo proponendo questa sera, non poteva certo mancare un omaggio a questo grande personaggio che tutto il mondo ci ha invidiato e ci invidia. La lista delle composizioni di Ennio Morricone che hanno sottolineato e spesso valorizzato immagini di film divenuti famosissimi è davvero lunga. Fra le tante abbiamo scelto per voi questa sera una tra le più significative, la colonna sonora del film Mission, di cui vi faremo ascoltare il chorus e il tema principale, meglio conosciuto con il titolo di Gabriel's Oboe. Ennio Morricone, Mission. Thank you.
Flavio Bertoni. Ed ora è il momento del nostro secondo omaggio musicale agli Alpini. In questo caso si tratta di una canzone che ovviamente eseguiremo in forma strumentale. Una canzone dal testo dolcissimo, struggente, una sorta di testamento postumo, una lettera immaginaria di un alpino caduto in battaglia durante la Prima Guerra Mondiale, indirizzata alla sua donna. Normalmente questo brano viene eseguito dal coro e cantato in dialetto friulano. Il senso, il significato del testo è pressappoco questo. Se verrai quassù tra le rocce dove sono stato sepolto, troverai una radura dove nascono le stelle alpine. Questa radura è stata bagnata dal mio sangue e, a ricordo, una piccola croce è stata scolpita nella roccia. Ora, quassù, io riposo in pace. Raccogli una piccola stella a ricordo del nostro amore. Baciala, poi nascondila in seno. Quando a sera sarai sola e pregherai per me, il mio spirito ti sarà accanto. Io e la stella saremo con te. Stellutis Alpinis.
Ritorniamo ancora al cinema e lo facciamo con uno di quei titoli che fanno tremare i polsi, visto il successo planetario ottenuto. Non è semplicemente un film questo, ma una saga cinematografica, quella che ci ha raccontato le avventure del tenebroso e fascinoso pirata Jack Sparrow e del suo veliero, la Perla Nera. A questo punto avete già capito di chi stiamo parlando. Avete capito che stanno per arrivare i pirati dei Caraibi.
Ancora un brano famosissimo, questa volta scritto dal compositore gallese Carl Jenkins, il quale ha voluto creare un mix di melodie in stile tribale, africano e celtico. Il titolo di questo brano è Adiemus, ed io vorrei approfittare di questo momento per ringraziare di cuore un amico carissimo che questa sera ci ha dato e ci sta dando un grande contributo musicale. Signore e signori, alle percussioni, Davide Giovale.
Siamo così giunti al termine del nostro concerto. Il prossimo brano concluderà il programma. Però la serata non finisce qui. Vi prego quindi di rimanere al vostro posto. Prima di presentarvi quest'ultimo brano, però, tenevamo a dirvi che è stato per noi davvero un grande piacere trascorrere questa serata in vostra compagnia e vogliamo sperare sia stato un po' così anche per voi. Ci congediamo da voi con un brano del compositore messicano Arturo Márquez, dal titolo La Conga del Fuego Nuevo. Vi diamo appuntamento ad una prossima occasione, ad un prossimo concerto. Ancora una volta in compagnia dell'ensemble di sassofoni del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino. Grazie a tutti, buon proseguimento di serata.
applauso. Posto fanfara. Taurinense. Buonasera a tutti, buonasera. Intanto, per prima cosa, buon compleanno taurinense e buon compleanno agli alpini. Io questa sera sono qui in veste di presidente dell'associazione congedati della fanfara della Brigata Alpina Taurinense. Ho l'onere e l'onore di essere la presidente di ragazzi che sono appena un poco cresciuti e che alcuni sono qui questa sera. Io vorrei che si alzassero in piedi per salutarli. C'è anche qualche rappresentante del coro. Grazie per essere venuti. Alcuni sono anche là dietro perché erano qui e molti altri invece proprio in queste ore stanno salendo su un'auto oppure su un treno, perché da tutta Italia, veramente da tutta Italia, arriveranno qui a Torino per festeggiare la Brigata Alpina Taurinense domenica pomeriggio in Piazza San Carlo. L'articolo 1 dello statuto dell'associazione recita: l'associazione ha lo scopo di diffondere la conoscenza della cultura musicale e della tradizione alpina, promuovendone lo sviluppo, di rinsaldare i legami di amicizia e solidarietà fra i congedati e con la fanfara in armi, di promuovere iniziative di beneficenza in Italia e dall'estero nei paesi particolarmente legati alla Brigata Alpina Taurinense. Questo è lo scopo della nostra associazione, che quest'anno ha voluto devolvere una somma per creare un ricordo, creare un premio borsa di studio musicale dedicato ad un uomo, ad un maestro che è andato avanti e che in questo momento starà dirigendo lassù nel grande salone del Conservatorio del Paradiso di Cantore tutti i musicisti alpini andati avanti. Lui era il Major, come lo chiamano ancora oggi i suoi allievi. Lui era il maestro della fanfara della Brigata Alpina Taurinense, il luogotenente Sergio Bonessio. Noi ricordiamo Sergio questa sera e vorrei che a ricordarlo con me venisse il comandante della Brigata Alpina Taurinense, il generale Nicola Piasente, il direttore del Conservatorio Maestro Pennarola che ci ospita e grazie. E vorrei, uno è qui, è l'allievo, quello che ha preso la dirigenza, dirige oggi la fanfara, era un suo allievo, arrivato alpino nella fanfara, oggi è il maestro, il luogotenente Marco Calandri, ma vorrei anche il professor Marchetti, Pietro, perché anche lui è nascosto dietro, perché idealmente tutti insieme noi questa sera vogliamo dare questo premio. Prima di chiamare, di continuare, di chiamare chi premierà, vorrei chiamare qui anche i due premiati di questa sera. Il primo, Matteo Montrucchio. Eccolo. Matteo è classe 1999, inizia lo studio del clarinetto presso l'Istituto Giuseppe Verdi di Asti sotto la guida del maestro Schiavonetti. Con quest'ultimo consegue la laurea triennale con la votazione di 110 e lode, grazie a una tesi sul compositore Carl Maria von Weber. Nel 2021 il biennio con 110 lode e menzione con la tesi Il clarinetto e gli affini. Si esibisce in rassegne cameristiche come componente di orchestre sinfoniche. Da solista esegue il concerto per corno di bassetto ed orchestra di Alessandro Rolla, accompagnato dall'orchestra del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, diretta dal maestro Giuseppe Ratti. Questo è Matteo Montrucchio.
Il secondo premiato di questa edizione 2022 del premio Borsa di Studio Luogotenente Sergio Bonezio è il primo caporal maggiore Ettore Terzini. Nasce a Sulmona nel 1996, arruolato il 7 dicembre del 2005, effettivo al 3° Reggimento Alpini dal maggio del 2006, reparto con il quale ha svolto molteplici attività di specialità alpine, oltre ad aver partecipato all'operazione Strade Sicure in territorio nazionale e alla missione Baltic Guardian in Lettonia nel 2019-20. Diplomato presso il Liceo Musicale di Pescara, è iscritto al primo anno del corso accademico di primo livello nella classe di strumenti a percussione presso il Conservatorio Ghedini di Cuneo. Dopo aver brillantemente superato l'esame di ammissione, è inoltre entrato a far parte dell'orchestra del medesimo conservatorio. Aggregato alla fanfara della Brigata Alpina Taurinense, di cui anela far parte come effettivo, nel suo percorso di studi ha suonato nell'orchestra del liceo musicale, con il quale ha vinto numerosi concorsi nazionali interscolastici, nel complesso bandistico Città di Chieti ed in varie orchestre sinfoniche abruzzesi, oltre che in numerose formazioni di musica leggera. E il primo caporal maggiore Ettore Terzini. Ma a premiarli io vorrei una persona speciale, colei che per tanti anni ha accompagnato Sergio Bonezio. Io so che le drappelle, la fascia del mazziere venivano ricamate a casa Bonezio ed era lei che lo faceva. Io so che Bonezio, si può dire era un uomo di altri tempi, era un maestro di altri tempi, no, perché lui era modernissimo. Sergio Bonezio a casa provava il carosello che poi è diventato la peculiarità della fanfara della Brigata Alpina Taurinense. Signora Rosi Bonezio, per cortesia, se vuole venire qui con noi. Sarà proprio la signora Bonezio che consegnerà questo premio Borsa di Studio, ma Sergio Bonezio è qui con noi in questo momento. Noi sono sicura che siamo tutti emozionati qui, perché il luogotenente Sergio Bonezio è stato un pilastro della Brigata Alpina Taurinense, i soldati, i sottufficiali, gli ufficiali, anche quelli che sono qui questa sera in platea lo ricordano benissimo. Allora, Rosi, la prima busta la consegniamo a Matteo Montrucchio. Con l'augurio di una carriera brillante, Matteo, sempre con Sergio Bonezio che ti guida da lassù. E la seconda busta lo consegniamo a uno della nostra famiglia, anche Rosi, insieme al comandante vorrei la consegnaste al primo caporal maggiore Ettore Terzini. Grazie ragazzi, il meglio a tutti voi. Questa serata rimarrà nei vostri cuori ma anche nei nostri. I ricordi sono come i diamanti, ricordatevelo, fanno un'enorme luce, forse per gli altri non hanno importanza ma per noi sono preziosissimi. Buona vita, buona carriera, grazie per la vostra musica. Grazie al professor Marchetti, grazie al maestro Pennarola che ha voluto essere con noi. Grazie al comandante della Brigata Alpina Taurinense Nicola Piasente, grazie al luogotenente Marco Calandri e alla signora Bonezio. Grazie, grazie mille. Ed ora rientro nei miei panni.
rientro, faccio la voce della fanfara, perché dopo questa bellissima serata, questo concerto dedicato dall'Orchestra del Conservatorio, del Sax del Conservatorio, agli Alpini e alla Brigata Alpina Taurinense, la nostra fanfara desidera omaggiare il Conservatorio eseguendo una marcia composta dal maestro Lorenzo Della Fonte appositamente per la Taurinense, in occasione delle passate collaborazioni della classe di strumentazione per banda, di cui è docente in questo istituto. Signore e signori, la fanfara della Brigata Alpina Taurinense, diretta dal luogotenente Marco Calandri.
Non lo presento, ma penso che lo conosciate tutti. Settant'anni di Taurinense. Quello che vi proponiamo ora è l'inno della Brigata Alpina Taurinense. Qui c'è Rosi, e scusate la commozione, ma questo inno fu riscoperto da Sergio Bonessio. E poco per volta, introducendolo nell'ambito di una brigata in armi, è riuscito a farlo diventare l'inno di questa brigata, identificativo di questa brigata, e con una peculiarità unica, se non condivisa con i nostri cugini della Brigata Sassari, quella di avere un inno di brigata cantato. È cantato in piemontese e... scusate la commozione. E questa sera, oltre che per i 70 anni della nostra brigata, lo vorremmo suonare anche per Sergio. Yeah.
stato da noi. Ne abbiamo due, lui e il batterista dietro. Grazie. Posto, fanfara. Thank you.